E benvenuti e benvenute, qui è Dalkan che parla. Questo è il terzo episodio di Diablo 4 Release. Diamoci una mossa, Scarlet ha deciso di intraprendere la strada di quel dungeon e noi sappiamo di cosa stiamo parlando, quindi bando alle ciance e si parte. Ragazzi, come sta andando? Vi sta piacendo questo gioco? Voi che lo state giocando anche? Io, ovviamente, lo sapete quanto ci esca pazzo. Allora, ci eravamo lasciati proprio qui. Dovremmo potenziare la nostra pozione, ma non è questo il momento. Quindi andiamo agli archivi perduti. Perché? Perché ho visto che c'è un aspetto molto interessante. Danneggiare un'elite conferisce una barriera che assorbe fino a 89 danni per 10 secondi. Questo effetto può verificarsi soltanto una volta, volta ogni 30 secondi. Quindi andiamo a prendercelo. Mamma mia, ragazzuoli, come mi sto divertendo. E abbiamo aspettato questo giorno per lungo tempo, adesso è il momento. Ok, ah, vediamo quanto ci manca per... Sapete cosa c'è? Io voglio tornare con lame serpeggianti. Perché non me lo fai togliere? Perché abbiamo messo questi? E va bene. Adesso dovrebbe farmelo togliere. No. Why? Ah, ok. Avevo ancora questo. Qui abbiamo questo. Magari gli dà fastidio. No, vabbè, questo poteva stare. Quindi andiamo di lame serpeggianti. E andiamo di scatto. Forse ne abbiamo messi troppi di punti. Ah no, dobbiamo togliere ancora questi. Perfetto. 1, 2 e 3. Ok. Perché a me la lame serpeggiante piace davvero tanto, però ogni tanto voglio cambiare. Mettiamo questo qui e ci siamo. Via! Andiamo a fare il macello. Cerchiamo di esplorare il più possibile. Dobbiamo perderci nulla. Niente. E fu così. Dove siete? Eccovi qua. Che orrori. Oh, quanto adoro Twisting Blades, è bellissima come abilità, è bellissima. Dai che dobbiamo sbloccare le nostre infusioni, tu dove corri? Boom! Oh mammina! Posso ancora farlo. Sì che fanno più male! Sì che fanno più male decisamente! Facciamo così, eh? Via, andiamo dietro. Ok. Bisogna giocare molto d'astuzia con il tagliagole, ragazzi. Non pensate sia una classe che va dritta a cannone senza ragionare. Perché all'inizio, quando non avete l'equip adatto, vi trovate. Ma tu dove cacchio stai andando? Ti fa le passeggiate tu da solo. Quando non avete l'equip adatto, succede proprio questo: che siete deboli. Non fate abbastanza danno per shottare e non riuscite a stare in piedi per molto tempo. Perché i nemici, come vedete, fanno abbastanza danno. Quindi ragionateci sempre quando fate una classe. Io vi dico, il Rogue è stupendo. È stupenda come classe. È seriamente, secondo me, è una delle classi in assoluto più belle e divertenti del gioco. Ma dovete essere consapevoli del fatto che non sarà una passeggiata. Non all'inizio perlomeno, poi probabilmente neanche alla fine, anzi probabilmente alla fine diventerà peggio. Però è divertente, cioè questa versatilità, questa mobilità è qualcosa che soltanto giocandolo si può provare. Oh, tu sei bello grosso. Serve più tempo. Andiamo lì dietro, via, da qui. Ok. Hai preso una mazza.
No, letteralmente intendo dire, proprio una mazza abbiamo preso. Attualmente tutto ci fa comodo, quindi noi cerchiamo di vedere tutto quello che troviamo. Ecco, vedete? Più 46. Questo è abbastanza buono. Più 48, perché ci serve ovviamente la resistenza. E proseguiamo. Che bello questo bluastro, questo celestino, stupendo. Qua abbiamo l'avanguardia demoniaca. Però c'è un bel santuarino qui. Io onestamente... Oh, conduit! Just in time. E cominciamo a sbloccare i primi achievements. Veloce, veloce, veloce. Sfruttiamolo più che possiamo. Non possiamo interagirci perché ci manca da posizionare la pietra. Ci sono due pietre da posizionare lì. Oddio, mi sono infilato in un casino. Non posso ancora farlo. Dio. Sai che è meglio curarci, va. Ho finito l'energia. Bella lì. Abbiamo livellato nel momento perfetto. Allora, vediamo se c'è qualcosa che ci può essere utile. Oh, l'arco, nel caso, sarebbe abbastanza utile. Comunque, da sempre... Ecco, danni nemici lontani più 6%. Ma anche questo, quindi, non fa grandissima differenza per ora. Però sto fatto del DPS 104 e 104. Vabbè. Allora, cosa ci serve? Ci serve principalmente da mettere qualcosa su questo piedistallo meccanico. Ragazzi, scusate per chi non l'avesse visto. Cioè, abbiamo la mascotte. Kiba l'abbiamo chiamata. Kiba è con noi. Via! Allora, se non erro, intorno al livello, credo 13. Ma noi abbiamo messo... Sì, l'avevamo messo. E così così diminuiamo un po' il danno. Ma sì, dai. Riduciamo ancora di più il danno che ci fanno. Prossima sblocchiamo la trappola di veleno, E se non erro, forse intorno al livello 13, giù di lì, cominceremo a sbloccare le nostre infusioni, che sono quelle che ci permetteranno di avere una build un attimino più... più strutturata, ecco. Non che abbia... attualmente, cioè, non che si possa fare chissà che all'inizio senza quelle che sono le abilità delle armi stesse. Ah, mi ha messo vulnerabilità. Guarda tu. Andiamo, andiamo, andiamo. Vediamo di tirarne qualcuno in più. E forse non è una buona idea. Mi sono dimenticato che effettivamente l'infusione non ce l'abbiamo. Lo so, scarlettina, lo so. Ma noi resistiamo. 5 amici a portare danno. Ah, ok. Pian piano sblochiamo tutti gli achievements. Saranno una marea in questo gioco. Una marea infernale. Mi serve più tempo. Qui? C'è niente? No, l'abbiamo sbloccato. Ah, ok. Volontà più 8. Questi sono intelligenza. Allora, volontà. Volontà! Chi ce l'ha? Oh, via. Ancora farlo. Sciamano incisore. Un cuore di demone. Cuore di demone, cuore di demone. Ma io non ricordo che prendevamo i cuori di demone. Cuori di demone. Eccolo qua. Si trova... Ma che... Ma ti sembra momento... Aspetta! Che cacchio. Ci si può fermare un attimo. Ah, Scarlett, pure tu stai ferma. Ogni demone reca dentro di sé un cuore avvizzito e pulsante che lo manda avanti. Raramente, dopo l'uccisione del demone, questi restano in condizioni abbastanza buone da poter essere utilizzati per altri scopi. Wow. Ecco la scatola meccanica che ci serve per andare ad aprire quello che...
è il sigillo che blocca il boss del dungeon. Se non sbaglio, quello è il boss del dungeon, ma non vorrei dire una fesseria. Effettivamente siamo un po' underlivellati per questa zona. Cioè, il livello è perfetto, però non abbiamo cose abbastanza importanti. Aspettate, ma io sto ragionando su una cosa. Se adesso abbiamo questa scatola meccanica, il lupo dove è finito? Oh mio Dio, l'ha schiacciato? Speriamo di no. Un anello, oltre che una spada. Resistenza al freddo, ok. Danni nemici lontani, va bene. Più 14. E beh, questo ci serve, sì. Continuiamo a vedere cosa c'è da questo lato. Ok, voi seguitemi. Vogliamo le infusioni. Tu che fai solo soletto? Che bello, ragazzi. Stiamo giocando a Diablo 4 per davvero. Cioè, è questo il gioco. Mamma mia. Finalmente dopo tanto tempo. Cioè, quanto ce l'ha fatta sudare Blizzard? Quanto? Facciamola closed. Facciamola open. Facciamo un'altra open. Alla fine 4 volte. Ma ne valsa la pena. Si vede dai risultati. Per adesso non mi sembra di vedere particolari problemi. Speriamo non ce ne siano. Abbiamo preso. Ok, armatura. Forza, vabbè, ci sti cacchi però. Ce lo prendiamo. Proseguiamo per di qua. Infilo le lame e parto. Che bello dare vulnerabilità ai nemici. Guanti di cuoio. Devo fare una build bella importante, eh? Quando vedremo quanti aspetti riusciremo a sbloccare, quanti tipi di abilità che troveremo sulle armi ci saranno, faremo qualcosa di particolare. A modo nostro, intendo dire. Allora, mettiamo il primo qui. Sala assiale. Ok. Il ritorno delle lame, quanto è bello. Ah, questo, quel barile fa danno da ghiaccio. Via. Adesso che sblocchiamo anche la trappola di veleno, abbiamo un minimo di danno in più, perché il veleno comunque fa il suo effetto, eh. Alla fine le stats bisogna un attimino sistemarle in base a quello che è il proprio personaggio, però di base a quanto pare si accumulano i danni in vario modo, magari freddo, ghiaccio. Non per forza bisogna puntare tutto su un elemento, un po' come si faceva in Diablo 3. Qui è un pochino più versatile, c'è un modo di contare i danni totalmente differente. E vogliamo scoprirlo effettivamente. Vai Scarlet, spacca gli lenatiche. Interagiamo e prendiamo la nostra scatola meccanica. Però ovviamente vediamo cosa c'è da questo lato. Un santuario. Diretti a cannone. Vabbè, della ricchezza, va bene, perfetto. C'è un po' di soldini. 4 monete, 5 monete. E livelliamo. Prima di mettere il punto vediamo di sfruttare bene il santuario. Qui. Niente. Mi serve più tempo. Lo so, Scarlettina, lo so. Via. Saliamo, vediamo ancora cosa troviamo da questo lato. E poi ritorniamo giù. Però prima non dimentichiamo di livellare, perché è qualcosa che accade molto spesso. Allora, io direi di prendere la trappola proprio per il motivo che vi ho detto prima. È vero che con occultamento sarebbe tanta roba, perché saremmo inarrestabili. Velocità di movimento 30%. Possiamo spostarci tra i nemici. Scompariamo e abbiamo furtività per 4 secondi. E però io punterei sul danno, onestamente. Noi siamo dei Glass Cannon, quindi
Va bene fare tutto bilanciato, sono super d'accordo nel farlo, ma deve avere un senso. Cioè attualmente se faccio tutto bilanciato non sono convinto che ci metto tre quarti d'ora a far buttare giù qualcuno. Quindi per come la vedo io, e questo è puramente personale, un pensiero mio, va bene tutto, va bene bilanciare un personaggio, però bisogna rendersi conto della tipologia del personaggio. Cioè Scarlet è una rogue, la rogue deve fare danni, danni nel tempo mi permettono di stare più in vita, perché se faccio più danno ho più possibilità di evadere magari in determinate situazioni, perché magari ammazzo più nemici e quindi sono più veloce nella ricarica delle abilità e tante altre storie, insomma. Un collegamento lo faccio semplicemente perché se un nemico è molto forte lo tiro giù, mi fanno meno danno. Cioè, ovviamente faccio più danno nel tempo se resisto di più, ma quanto vogliamo stare contro una boss fight? Allora, siccome qui non mi fido proprio di... mi sa che però non riusciremo a toglierla, vero? Mi sa di no. Va bene, dai, andiamo lo stesso di Twisting Blades, nonostante non sia la build adatta. Facciamo così, giusto per essere un attimo più sicuri, va? Spariamoci almeno due trappole, non dico tre, ma almeno due. Così ci pariamo un attimo il culo. Oddio, ho cliccato per sbaglio. No! Salve. Invoca spettri del gelo, comandiamo. Una trappolina per lei. Ah ok, Twisting Blade non è una brutta idea qui perché comunque c'è gente. Via. Noi puntiamo sempre su di lui. Facciamo così, passiamo di dentro. Usiamo Twisting Blade e via dall'altro lato. Vedete? Il danno è davvero basso, cioè quello che facciamo noi attualmente. Perché stiamo giocando a veterano, non abbiamo ancora nulla. Quindi ci sta, cioè non è una critica, anzi è un'osservazione legittima proprio perché siamo in questa situazione. Inoltre non abbiamo utilizzato la nostra raffica che potevamo utilizzare. Perché? Perché se no dovevamo rifare tutta la build. Ma noi pazientemente lo tireremo giù. Non ci preoccupiamo. Oddio, 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 che è successo? Vedete quello che vi dicevo prima, dei danni imponenti che possono fare i mob e che poi ci si trova poi, Madonna santa, in una situazione di pericolo totale. Magari un barbaro resiste di più, magari un mago resiste di più proprio perché ha una barriera. Noi possiamo solo muoverci velocemente. Il rogue ha le sue peculiarità, ragazzi, cioè... Non è overpowered, ma nel momento in cui lo rendi tale. Però così siamo ancora agli inizi. Qua ci spaccano le natichelle. Via. Oh, chi vi perduti. Hai sbloccato aspetto del protettore. Allora, signori, questo è un aspetto che vale per tutte le classi. E dice, danneggiare un elite conferisce una barriera che assorbe fino a 119 danni per 10 secondi. Questo effetto può verificarsi soltanto una volta ogni 30. Quindi questo aspetto lo andremo a infondere successivamente quando avremo la possibilità. Che se non sbaglio... Che dice abbandoni qualsiasi momento? Ah, sì, sì, possiamo abbandonarlo così. Però io, più che abbandonarlo così, andrei direttamente... Qui. Però fatemi ragionare un attimo. Io potrei andare anche qui e fare questo. Sì, sì, dai, così ci facciamo anche questo, il taglialegna. E noi dovremmo arrivare a livello, se non sbaglio, 20, se non dico una fesseria, per poter utilizzare questi aspetti. Però magari sto dicendo una cazzata perché non mi sto ricordando. Allora, anzi, prima di fare questo, andiamo a potenziare le nostre pozioni. Vediamo. Estrazione e infusione? No, livello 12. Ok, facciamo questo, ragazzi. Abbiamo la possibilità di gestire adesso la cosa e quindi cerchiamo di farla al meglio. Una volta che ci siamo, perché bloccarci qui? Innanzitutto abbiamo la nostra pozioncina da potenziare, che qua, se non la rendiamo importante, rischiamo di farci male. Ok che abbiamo 115 oboli, ma
ho un pochino di curiosità pure nell'utilizzarli, eh. Voglio aumentare l'efficacia delle mie pozioni di cura. Beh, hai certamente l'aspetto di chi passa molto tempo tra le selve. Immagino che vorrai anche alcuni dei miei elisir, ma per ora pensiamo alla tua pozione di cura. Ho dei materiali in più che possiamo usare stavolta. Se vuoi migliorare ancora la pozione di cura o creare degli elisir, dovrai trovare gli ingredienti per conto tuo. Non lascerò mai più queste mura, mai più. E ti caccia. È possibile potenziare l'efficacia della tua pozione di cura presso l'alchimista. Il potenziamento richiede oro ed erbe raccolte in giro per il mondo. È possibile aumentare le capacità delle pozioni di cura guadagnando fama in ciascuna regione di Sanctuarium. Puoi utilizzare la fama della regione sulla mappa visualizzare, quindi qua. Vedete? Fama 230, 2490. Questo è sempre il negozio che è sempre attivo. Vabbè dai, ancora siamo all'inizio, però con W possiamo vedere che abbiamo preso i 3000 d'oro e un punto. Aumentando la fama sbloccheremo questo, quest'altro diciamo lucchettino, andiamo a prenderci 10.000 di oro e una capacità di pozione in più. E questo si fa sbloccando i crocevia, roccaforti, missioni secondarie, aree scoperte, spedizioni secondarie, altari di Lilith. Quindi andiamo. No, aspettate, qua andiamo. Siamo appena arrivati. Potenzia la mia pozione di cura. Perfetto, adesso dice che aumenta del 35% la vita massima in 3 secondi più 48 di vita rispetto a quelle prima che era 17 e 35. Ok, possiamo fare un elisir? Eccoli qua. Questi elisir sono stracomodi, per farli tutti a 4, vai. Ricordatemi di attivarli, cioè scrivete attivali, che mi dimentico se. Allora, voglio potenziare il mio equipaggiamento, però prima di fare questo, per ordine della reverenda madre, Prava, d'ora in poi i fabbri dovranno dedicare metà del proprio tempo a forgiare armamenti per i cavalieri penitenti. Dovremmo scoprire di più su di loro. Sto andando dalla torre di curiosità. Perché? Che sono curioso. Voglio vedere un attimo se riusciamo a beccare qualcosa di buono. Allora, che livello è questa? Dove lo dice il livello? Non lo vedo. In uso però non mi dice il livello. Scusate, eh? Dov'è il livello dell'oggetto? Ma una volta non c'era un livello dell'oggetto. Cambiato qualcosa, mi sa, ragazzi. Mi dà il potere ma non mi dà il livello. Vabbè, dai, proviamo. 50, dai, usiamoli. Vuoi riprovare? Sempre più nuovo. Riproviamo, dai. Non è che ci è andata benissimo. Alla prossima. Però sempre bene provarci. Non subito, magari. Quest'anello danni periodici più 4%, però mi piace. Nemici lontani lo possiamo togliere perché tanto non facciamo danni ai nemici lontani. Ok, il gioco ci sta indicando tutte le quest da fare. Tipo, oh, il clan, giusto. Che bello. A breve lo riempiremo questo slot, ragazzi. Quindi potenziamo. Diamo un'occhiata, eh? Le fibbie vanno rinforzate. Questo cuoio è screpolato. In cosa diamine ti sei cacciata, eh? Vedi? La tua vita dipende dalla qualità del tuo equipaggiamento. Se hai denaro e materiali, posso migliorartelo. Ok, allora miglioralo per noi. Attualmente cosa possiamo migliorare? Ma ho tolto la spada. Mi sa di sì. 129, 135, 63, 5. Vabbè, miglioriamo questo perché mi sembra che abbia un DPS più basso. Però appunto che questo è più alto, magari lo terremo più nel tempo. Oddio, e quindi... Eh sì, se questo è più basso... Ma sti cavoli, siamo all'inizio, perché faccio sti ragionamenti? Via, potenzia. Non me l'aspettavo. Nemmeno io. Nel frattempo, piuttosto che i materiali, a sto giro voglio vendere. Potenzia un'arma. Ah, beh, ma comunque costavano tanto. Buon affare.
Vediamo di vendere un po' di roba per rifarci un po' di soldini. E questi soldini poi magari li possiamo eventualmente più avanti investire. Quindi, abbiamo un'altra missioncina da fare che è estrazione e infusione. Queste sono piccole missioni semplicemente per spiegare al giocatore come deve muoversi. Quindi quali sono i mercanti importanti? Parlami dell'estrazione e dell'infusione. Come certamente saprai, persino gli oggetti più semplici possono contenere un grande potere. Ti aiuterò a liberarlo. Il processo ridurrà l'oggetto originale, lasciando solo l'aspetto puro del suo potere mistico. Puoi vederlo come strappare l'anima da un corpo e trasferirla in un altro. Non che sognerei mai di fare qualcosa del genere, soprattutto non a tiro della cattedrale. Ok. Estrazione e infusione. Oggetto. Allora, qui possiamo estrarre qualcosa. L'infusione modifica la potenza di un oggetto raro leggendario con l'aspetto selezionato. Gli oggetti possono essere infusi una sola volta. Va bene. Ma dov'è il nostro aspetto? Quello che abbiamo ricevuto. Scusate, perché qui non mi sta tornando un discorso. Allora, noi abbiamo fatto questo. Ok. Giusto. Codex del potere ed è questo qua. Aspetto del protettore. Ok, questo è un aspetto leggendario. E non li troverò qui, quindi probabilmente se io andassi a fare così... Codex Help, eccolo qui, perfetto. Ora avrebbe più senso. Ma la mia domanda è, se io adesso andassi a utilizzare questo aspetto, no, questo posso utilizzarlo sempre secondo me, perché del Codex del potere non l'ho estratto da qualcosa, quindi a parer mio questo è infinito, dovrei poterlo usare sempre. Comunque ci vogliono... cosa ci vogliono? 6 cristalli opachi, che attualmente non abbiamo, quindi non possiamo sfruttare questa nostra attuale competenza, quindi non se puede far. Qui che abbiamo? No, non ci interessa. Spettrulato notturno non ci interessa. Ok, allora a questo punto andiamo a fare questa missioncina qua, perché avevamo detto che l'avremmo fatta. Abbiamo fatto tutto da ste parti, sì, vero? La pozione l'abbiamo potenziata. Ah, ecco, devo mettere la pozione così livelliamo un attimino prima. Facciamo così. Allora, consumabili, pozioncina. E via che è una bellezza. Dove si va? No, aspettate. Vabbè, la stessa cosa, dai, andiamo da qua. Città. Giusto, Scarlet, me l'ero dimenticato. Dio, ho detto che cavolo sta entrando in città con quella foga. Quindi dobbiamo... Fascino rovinato. No, voglio fare questa. Quindi questa sarebbe il taglialegna. Dobbiamo trovarlo. Ok. Buono, più 69. Ottimo. Quanti siete? Che bellezza. Ora che ci penso, mi sa che non era il 13, era il 17. Sì, se non sbaglio era il 17 il livello che ci serviva per le infusioni. Vera runica. Vediamo cos'è. Ah, un anello. Ok. Perfetto, sì, vita massima, danni da bomba, danni da critici 2,5%. E invece l'altro, danni periodici, no, mettiamo con questo, sì. Allora, facciamo tutto il circondario qua così per evitare di scordarci qualcosa. Che non dobbiamo dimenticarci, signori, che questa
non è la beta, quindi prendiamo tutto quello che possiamo prendere perché ci servirà. Diamine, che danni. Via, 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 via. Che già siamo crepati una volta. Quanti siete? Facciamo così. Via, passa attraverso. Che bella. Twisting Blades. Prendi tutto. C'è un santuario di là. Salve ragazzi. Una mano. Santuario letale. Energia sufficiente. Cosa faceva? Ah ok, danni periodici nel tempo. Ok ok. È una spada blu. Via. Cambiamo subito, istantaneamente. Entriamo qui e vediamo cosa troviamo. Dobbiamo cominciare a droppare un po' di gialli, perché altrimenti non possiamo fare i cristalli opachi. Se non sbaglio, con i gialli si fanno, però non vorrei dire una fesseria. Ehi là, avventuriera. I miei amici sono stati uccisi. Non durerò molto da sola. Ci siamo noi, tranquilla. Preso qualcosa, un osso sbriciolato. Buttiamo la trappolozzo. Guardali loro, guardali. Venite qua. Ehi, rotolori regina. Aiuto. Mettiamoci qua. Non posso ancora farlo. Pelle grezza. Niente, non corre però ovunque. Non posso ancora farlo. Manchi solo tu? Non è vero, c'è ancora lui. Non è vero, guarda là che abbiamo l'ospite della nidiata, via. E abbiamo capito che questo caga sti ragni dappertutto. Ormai ti conosciamo. Vedete, fanno anche danno da gelo quegli altri, eh? Mi serve più tempo. Grazie, viandante. Prego. Senza di te non ce l'avrei fatta. Penso di poter proseguire per conto mio. Tieni. Cosa ci darò? Un forziere. Dove lo tenevi quello? Ma ci avrà le capsule opla? Ah, peccato, niente di utile per noi. Però abbiamo fatto un pochino di esperienza. Andiamo a trovare questo taglialegna. Ma qui è... No, che okay, pensavo partisse... No, andiamo di qua. Partisse l'evento, tipo la fonte maledetta. Questo? Salve. Niente da dire? Lei sta così? Va bene. Non mi ricordo, noi arrivavamo da qua. Boh. Non me lo ricordo proprio. Andiamo da qua noi. Saliamo, saliamo. Guardalo, c'abbiamo un druido qui. Guarda com'è cattivo. Ok. Tronco. Eccola qua. Ah, ce l'hanno fregata. Oddio, quanto è grosso. Dai, siamo in tre, porca miseria. Che ci vorrà? A me ci ha dato un anellino e la sua ascia che non potremo utilizzare ovviamente perché fa parte della quest. Ma non l'avremmo utilizzato lo stesso. Danni fit, danni nemici vulnerabili, più 5%. Sì, questo ci piace. Questo ci piace tanto. Allora, dato che abbiamo fatto questo, tornerei a questo punto a Nevesk e farei, cioè completerei la quest. Ragazzi, fatemi sapere se i video vi stanno bene da questa durata circa tra 50 minuti e un'ora, perché non lo so se magari sono troppo lunghi o se li preferite lunghi comunque. Ho l'ascia del taglialegna. Devi averla trovata in un brutto posto, visto il sangue che c'è sopra. Ammetto che sono felice di andarmene.
Non riesco a togliermi dalla testa l'idea di essere osservata. Ora vedo di riportare questa cosa a Menestad e prendermi i soldi. Grazie dell'aiuto. Ok. Intagna regna di Nevesk. Perfetto. 50 oboli. Cavolo. Buono. Vabbè che lui era forte. Se non eravamo in tre magari facciamo la fine dei polli. No, solo druido. Ok, a questo punto, dato che ci siamo qui, farei il giro. Non neanche. Andrei direttamente da qui. Quindi andiamo al crocevia. Andiamo a sistemarci un attimino la nostra parte estetica, perché stiamo diventando un arlecchino e Scarlet ovviamente deve avere il suo stile. Quindi sistemiamo un attimino lei e poi ce ne andiamo a fare la missione principale. Perché tanto con le secondarie siamo già a buon punto. Aspettate. È normale che i devoti bevano così tanto. Immagino che non si possa biasimarli. Stavo bevendo anch'io. Acqua però, signori, acqua, tranquilli. Ah, il di sopra mi piace. Però anche vero che... Ecco, forse questo mi piace ancora di più. Cioè, questo mi piace di più. Vediamo, ok. I pantaloni sono... No, no, questi ci piacciono. Ma tutto sommato, per come siamo messi. L'archicello ci piace così. Ok. E poi che abbiamo? Beh, non abbiamo nient'altro qui. E lupacchiotto è lupacchiotto, cioè, signori. Non si batte il lupacchiotto. Il nostro Kiba. Ok. No, non in città. Ovunque, Scarlet, ovunque. Prendiamo... Vabbè, facciamo così. Vediamo dove ci porta lui. Ok. Seguiamo il GPS. Vediamo la strada più corta. Adesso abbiamo preso poi alla fine il nostro... Sì, sì, l'abbiamo preso, eccolo qua. Aumenta questa esperienza. Manca pochissimo per il 13, ci siamo quasi. Oh, vedete? Quando sblocchiamo anche una nuova area ci dà più 5 di fama. Ma che bello, guardate i riflessi che ci sono qua sotto. Sul ghiaccio. Mi ricordo che qua c'era un botto di rubber banding. Ogni volta tornavamo indietro. Cioè in realtà rimanevamo nello stesso punto per mezz'ora e poi tornavamo indietro. Livellato. Mi serve più tempo. Perfetto. Vediamo che abbiamo qui. Ah, più 12, sì. Così siamo un attimino più in pace con noi stessi. Ma io ricordavo che quando andavo a prendere questi aspetti, una volta deciso l'aspetto, non cambiava. Aspetto estetico, intendo, eh. Invece adesso sta cambiando tutte le volte. Ci sarà qualcosa che non sappiamo. Allora, potenziamo queste in modo tale che facciamo cadere i nemici, perché, come detto nei precedenti video, farli cadere in un momento in cui loro stanno facendo danno, li interrompiamo e di conseguenza possiamo sopravvivere e magari menargli tutto il tempo. Tipo così. Quindi abbiamo il nostro tempo per potergli fare male. Qui c'è qualcosa, signori, eh. Salve. No, il veleno, guardate lì. Fa il suo effetto. Il sacerdote Medvay dice che posso cominciare. Lascerò Margrave all'alba. Il viaggio sarà lungo, ma la mia fede è incrollabile. Luce, donami un passaggio sicuro per il monastero, affinché possa conoscere il meglio a me. No, era giusto, meglio le tue grazie tra le sue sale consacrate. Una fede impietosa. Dov'è? Ah, è qui. Ok, una cosa alla volta, facciamo tutto. Tutto facciamo. Venite, 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 seguitemi. Via. State sul veleno. Molto buono combattere sul veleno, proprio perché più tempo stanno, più danno prendono nel tempo. Carovana sotto assalto, uccidi i nemici. Certo. Ci piace. Vedete quanto fa bene, e in questo caso male, loro, il fatto che non li facciamo cadere.
Ci dà il tempo per respirare e contrattaccare. E ovviamente ci diamo una mano con Twisting Blades, perché poi ricarichiamo più velocemente le abilità. Sì, può, onestamente può avere molta versatilità il Rogue. Per questo vi dico che è divertente, perché ci sono vari modi per poterlo giocare. Non è un dorato, non è una sola cosa che bisogna fare. Facciamoli cadere. Bellissimo. Ok. Resta il fatto che loro fanno male comunque, eh? Mamma mia, questo sta morendo. Non mi ero dimenticato che loro attaccassero specificatamente in un punto. Vediamo se riusciamo a farcela. No, 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 no. Smettila di attaccare tu. Mi sa che qua... infatti. Questa parte ce la siamo giocata. Oddio, ce le stiamo giocando tutte. Non facciamo ancora abbastanza danno. Ma va bene, non importa. Siamo all'inizio. Abbiamo ammazzate altri due, ma questo è un altro discorso. Che abbiamo qui? Percussione del favore. Ah, sopraffazione, velocità d'attacco, probabilità di colpo fortunato, più 2. Ok. Più 18. Questa va bene. Sì, sì. Assolutamente bene. Siamo saliti a 156 di potenza. Quanto siamo durata qua? 41 minuti. Ancora possiamo registrare almeno altri 10 minuti. Ve li lascio, dai, sicuro. Sicuro. Se non un'oretta, ma vediamo, vediamo. Fatemelo sapere voi, eh. Perché devo capire se magari preferite un video più corto, perché è più facile per voi usufruire del video, perché magari non avete molto tempo. O preferite il video lungo, perché arrivati alla sera magari volete vedere il video completo e vi tengo compagnia così. Fatemelo sapere nei commenti. Andiamo di qua. Che belle le ambientazioni comunque. Rimango... Oh, pop up. Anzi, pop in. Sono rimasto... Rimango sempre piacevolmente sorpreso da quello che vedo. Proprio genuinamente, perché... è fatto bene il gioco, è davvero fatto bene. Serve più tempo. Questo era quello che doveva essere Diablo Immortal. Però ovviamente hanno preso altre strade. Ma chi se ne frega, quello è il passato. Adesso abbiamo Diablo 4, ragazzi. Yalesna. Altri 20 di fama. E sblocchiamo. Che tipo di servizi fornisci? Una fornitura costante di, diciamo, esemplari. Per il clero qui vicino. Tuttavia la loro sete di conoscenza è diventata più pericolosa da soddisfare. Mi serve un gran numero di cuori di ghoul intatti. Puoi trovarli da queste parti. I morti famelici sono speciali qui. Si rianimano anche solo con poche gocce di sangue. Mi avventurerei a recuperarli personalmente, ma sono più abituata a trattare coi morti veri e propri. Ovviamente apprezzo la tua discrezione. Ti ricompenserò. Grazie. Prendiamole tutte quante, perché siamo qui. Vogliamo capire un attimo cosa succede. Qualcosa sembra turbarti. Mio marito, Fedor, se n'è andato di casa in piena notte. L'ho sentito parlare con qualcuno, un'altra donna. Ho cercato di affrontarli, ma sono scappati verso una strana luce nella foresta. Sono spariti per tutta la notte. Credo sia il momento di cercarlo, ma la foresta è un luogo pericoloso. Verresti con me? E sì. Il problema è che adesso sei tu che verrai con me, perché io devo andare a fare altro. Vediamo. Sono partito da Yalesna per il mio pellegrinaggio. Ho reso grazie in un santuario lungo la strada e ho ricevuto una benedizione per il mio viaggio. Aspettate il vostro turno, ubriaconi! Ce n'è abbastanza per tutti! C'ha ragione che bevono tutti qui. Lasciami in pace.
Non sono in servizio. Sto solo cercando di divertirmi. Per una volta. Giusto. Senti, non ho chiesto io questo incarico, ma finché sono qui voglio guadagnarci qualcosa. Non temere, pagherò le mie tasse. Ah, ok. Perché le miniere sono chiuse? La storia cambia a seconda di chi la racconta. Alcuni parlano di demoni, altri di lupi mannari. Ha poca importanza, vuol dire solo una cosa. Miniere chiuse e niente lavoro. Come tira avanti Yelena? La cattedrale soprattutto, anche se la gente non vuole ammetterlo, troppo orgogliosa. Non li vogliono qui, ma non sopravviverebbero senza di loro. Ok. Forse meglio di quanto dovremmo. In tempi difficili la gente vuole divertirsi, farsi una bevuta, una partita a carte. Meglio che avere sempre paura, no? Ci sta, ci sta. Ok. Ah, qua c'era il guaritore. I cavalieri vorrebbero. No. Questo dannato freddo mi congela le ossa. Non vedo l'ora di andarmene da qui. Allora, andiamo a vedere cosa ci dice per la missione principale. Posso aiutarti? Mi manda prova. Sto cercando Vigo. Tu e quella petulante ragazzina. È tutta la settimana che ci assilla parlando di una donna demone. Vigo è partito per indagare sulle sue affermazioni. Dovrebbe trovarsi alla miniera a nord. La scorsa settimana è scomparsa l'intera scorta dei cavalieri, assieme alla madre della ragazza e un'altra donna. Attenzione là fuori. Sì, sembrano esserci parecchi problemi. Ok, tocca a noi cercare di sventarli. Tocca a noi. Allora, signori, io interromperei qua il gameplay perché stiamo salendo tanto con il minutaggio. Vi invito a farmi sapere se a voi van bene video così lunghi o li preferireste un pochino più corti. Questo a me non farebbe alcuna differenza, però è vero anche che Diablo 4, prima di far qualcosa di interessante, normalmente deve passare un pochetto, perché altrimenti sarebbe come fare un dungeon e poi tornare indietro e finirla lì. Io cerco sempre di portarvi qualcosa che possa dare un senso al video stesso, all'episodio, quindi per questo motivo cerco di fare video lunghi. Comunque fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, signori miei, e vi invito a seguire naturalmente gli altri episodi se non li avete ancora recuperati. Quindi un abbraccio a tutti voi da Dalkan e tutti, e ci sentiamo, e tutti, sempre tutti dico, è tutto, ci sentiamo, ciao belli.